Anche con una produzione, un'ernia di scale? Sì, 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 è una cosa molto frequente. Eh, anche per quanto riguarda le attività che si possono svolgere, è chiaro che noi dobbiamo insegnare a ciascuno, in base al suo problema, come fare determinati esercizi eh, oppure come svolgere la propria attività lavorativa. Quando si tratta di uno sport, come praticare la propria attività sportiva, rieducando eventualmente il gesto sportivo e cercando di far sì che questo gesto sportivo non dia diciamo, eh, di problemi eh, dovuti a... Non so, a eh, diciamo, delle lesioni, dei, dei conflitti disco-radicolari, cioè il disco intervertebrale nei confronti del tessuto nervoso oppure della componente muscoloscheletrica. E ci sono degli sport invece che sono eh, propriamente indicati, invece, per carichi possono addirittura eh, migliorare le condizioni appunto del paziente a livello sintomatologico dopo eh, proprio un accertamento appunto di una ernia discale. Sì, sì, lo sport normalmente in linea generale lo sport indicato è uno sport che non ha aspetti traumatici, è uno sport, per eh, esempio anche l'atletica leggera può essere indicata come uno sport favorevole per chi soffre di lombalgia. Una volta si diceva tutto indistintamente che andava bene l'attività natatoria, cioè il nuoto, oggi invece la moderna biomeccanica ha dimostrato in modo eh, chiarissimo che l'indicazione deve essere specifica per ciascuna persona in rapporto allo studio delle curve che si possono vedere su rachide. Quindi non so, faccio un esempio specifico. Siccome il nuoto tende a dare normalmente una ipercifosi dorsale, una iperlordosi in sede lombo sacrale, allora se un soggetto ha già una problematica di questo tipo chiaramente non può essere considerato uno sport di una scelta per il trattamento. Poi il soggetto può anche fare nuoto se ha passione, però non deve essere fatto in modo diciamo specifico per quanto riguarda la scelta terapeutica. In questo caso conviene fare altri tipi di attività sportiva. Perciò diciamo che eh, invece per quanto riguarda il nuoto, eh, lei diceva, eh, vabbè, adesso poi tra un po' daremo la linea al, al GR, poi chiaramente lo approfondiremo magari. Eh, ci sono delle, ehm, degli stili sicuramente da poter... Eh, poter fare e invece per esempio, eh, ci sono, per esempio so che per esempio sono controindicati completamente i tuffi per esempio certo, non sono stati i tuffi, perché Beh, i tuffi sono controindicati? Beh perché tutto ciò che chiaramente può dare potenzialmente un trauma a rachide è chiaro che viene controindicato si pensi per esempio anche all'attività cosiddetta di rana che è dato uno stile di salvamento non è uno stile vero e proprio che viene probabilmente utilizzata diciamo come stile interno delle piscine invece da dei colpi di frusta come una specie di colpi di frusta del sede sacrale, e viene controindicata come attività così come anche il delfino per esempio è un altro tipo di stile che viene utilizzato meno frequentemente ma anche questo sollecita in modo eccessivo i raghi dell'ombosacrale che non interessa invece preservare Perché io eh, mi faceva venire mi veniva in mente che ultimamente abbiamo avuto ospite qui a Radio Roma appunto Klaus Di Biasi, no? il famoso Claus sì, Di Biasi, sì. tuffatore che ha dato tantissime gioie appunto agli sportivi eh, italiani e mh, agli appassionati insomma, di tuffi. Klaus è una persona che è completamente sana da un punto di vista Certamente, questo non ha mai avuto problemi di colonna. Certo, certo. Allora, noi abbiamo detto prima, già nell'introduzione, in cioè il soggetto che è sano può fare qualsiasi tipo di attività sportiva, e questo abbiamo già detto. Nel caso in cui vi sono dei problemi specifici dei raghi lombo sacrale, in questo caso eh, conviene porre attenzione anche dal punto di vista riabilitativo, cioè dell'educazione funzionale, porre attenzione sul tipo di attività sportiva. In questo caso appunto bisogna porre proprio una lente di ingrandimento e poter scegliere è molto importante saper scegliere è molto importante e invece lo stile libero e il dorso? sono in genere, si possono concedere facilmente però ripeto, questo a patto in cui non ci sia già in un soggetto una ipercifosi dorsale, del rachide dorsale chiaramente è una iperdordosi lombosacrale, se noi vediamo di profilo i grandi nuotatori, frontalmente sappiamo già l'aspetto se vediamo di profilo notiamo che spessissimo hanno un atteggiamento della, diciamo, della schiena, la parte alta della schiena del rachide dorsale curvo mentre già hanno una curvatura eccessiva nella parte più bassa della schiena appunto della del lombo sacrale. questo indica appunto che l'attività eh, natatoria, del nuoto tende proprio a dare lo sviluppo di alcuni gruppi muscolari che sviluppano queste deformità che non è detto che diano dolore però sapendo già che esiste una, una, diciamo, un atteggiamento posturale caratteristico allora conviene ripiegare su altri tipi di sport che sono altrettanto belli e interessanti dove questo non avviene eh, diciamo che legata proprio all'acqua, al nuoto, c'è cioè, eh, la pallanuoto per esempio. La pallanuoto certo. può essere indicata per, per esempio... Beh diciamo che un diciamo uno, diciamo uno, è un'attività abbastanza, c'è un certo agonismo della pallanuoto, per cui bisogna tenere presente che eh, comporta, traumi, certo. Esatto, comporta un certo sforzo di tutti i gruppi muscolari compresi quelli dei laghi rombo sacrale, per cui insomma bisogna stare attenti, se una persona già se, sta eh, diciamo, praticando questa attività sportiva e ci tiene molto a farlo, deve essere eseguito dal punto di vista fisiatico con particolare cura. Comunque non è, è controindicata in assoluto, questo è chiaro. Perfetto, invece c'è la ginnastica, la cosiddetta ginnastica in acqua, appunto il gimnuoto. E... Sì. Il gimnuoto è un tipo di attività che viene praticata per quale motivo? Innanzitutto perché l'acqua offre una resistenza costante del movimento, per cui eh, in un certo senso è praticamente quasi impossibile compiere dei movimenti che sono particolarmente bruschi in acqua. Il movimento dolce è sempre un movimento che è controllato. Perché noi diciamo che alcune attività sportive non sono adatte? Perché laddove c'è un movimento brusco e improvviso, gli possono essere dei contraccolpi dal punto di vista biomeccanico anche su strutture che sono eh, particolarmente deboli, come se andassero a scaricare diciamo, un'energia in alcuni anelli deboli della nostra catena mentre eh, quando il movimento è controllato in questo modo è più difficile appunto creare lesioni a quelli dei corporei in particolar modo anche a livello lombosacrale ricorda a questo proposito che i raggio del lombosacrale è sottoposto a delle sollecitazioni meccaniche che sono enormi studi eh, insomma, autorevoli dimostrano che sono centinaia di chili che possono gravare con una semplice flessione del tronco in avanti sul disco intervertebrale a livello non so L5S1 cioè gli ultimi dischi intervertebrali che sopportano un maggior carico con delle forze si chiama appunto meccanicamente forza di taglio, quindi attenzione ai movimenti in questo senso. La ginnastica che veniva proposta prima in acqua può essere adatta proprio perché il movimento è sempre un movimento controllato, è un movimento che potremmo definire dolce. Nel stesso tempo invece ha un buon rinforzo muscolare e può migliorare anche l'asticità dei gruppi muscolari stessi. Perfetto. Poi, tra l'altro, eh, noi tra poco ci collegheremo con Eleonora Vallone, che è una, una dei maggiori rappresentanti, appunto, del gym nuoto in Italia. E, però, prima di fare di, di attivare questo collegamento, appunto, noi diamo la linea a Mac. Sempre al di là del vetro, sempre attento e in soprattutto, e per collegarci appunto con il GR. E poi eh, immediatamente dopo parleremo appunto del gimnuoto con l'ausilio anche dell'intervento autorevole, appunto, di Eleonora Vallone, da un'esperienza proprio diretta. Radio Roma. Radio Roma. Radio Roma. Radio Roma. Al centro della musica. Eccoci nuovamente in studio e naturalmente dopo l'intervento di Leonardo Vallone appunto ritorniamo ancora a parlare, abbiamo chiuso questa parentesi appunto, lunga parentesi sugli sport acquatici, insomma abbiamo deciso che, lo, il, almeno il dottor Finucci, abbiamo appurato appunto, che il gym nuoto, eh, può essere sicuramente, può aiutare moltissimo in queste situazioni, sì, però sì. sempre a patto che venga eh, eh, praticato in maniera eh, intelligente e soprattutto accurata, insomma se, seguita soprattutto da un esperto. E perciò, diciamo, invece c'è un'altra cosa. Eh, parlando di sport, che poi questo è sport, diciamo, ma è anche spettacolo, che poi è tutto lo sport. alla fine, può diventare spettacolo se è fatto praticato in maniera agonistica. Eh, però, sicuramente implica dei movimenti del corpo che possono essere poi. Su questo, ho sempre sentito opinioni contrastanti, oh, dottor Finucci. Eh, praticamente, eh, parliamo della danza del ventre che è una danza orientale che è stata in, così importata eh, ormai eh, in Italia, nascono eh, tantissimi eh, appassionati ogni, ogni giorno, eh, poi nascono, sorgono tantissime sul territorio, tantissime manifestazioni, tantissime manifestazioni appunto, eh, inerenti appunto a, questo, a questa danza orientale che eh, sicuramente trae le sue origini poi dall'antico Egitto, insomma, addirittura. E, per quanto riguarda la danza del ventre, per una persona che soffre di schiena, Oppure anche per chi non soffre di schiena effettivamente, parliamo, parliamo da chi non soffre, eh, può, essere, eh, contro, può, può creare dei problemi e per chi invece già soffre può essere un, una, come dire, quasi eh, un modo per alleviare eh, i problemi oppure sicuramente va a peggiorare la situazione. Insomma. Allora eh, intanto voglio dire che non esiste letteratura scientifica mondiale, diciamo non esiste un'evidenza scientifica sull'aumento dei casi di lombardia dovuta appunto alla danza del ventre, questo innanzitutto va detto. Si tratta di chiaramente un tipo di attività sportiva praticata per quanto sia insomma, in diciamo, un numero abbastanza contenuto. Comunque diciamo che un soggetto normale, cioè che non ha nessun tipo di problema, non sembrerebbe, se appunto viene eh, insegnata bene questo tipo di attività, non sembrerebbe, non sembrerebbe essere esposto. A particolari rischi rispetto ad altre attività sportive. Diverso invece il discorso per coloro che hanno già una lesione discale, noi sappiamo che il disco intervertebrale in genere, quando c'è una lesione, tende a muoversi, per cui questo tipo di attività sportiva, che eh, ginica diciamo, che tende a eh, sviluppare dei movimenti particolarmente rapidi e intensi a carico del rachi del potrebbe in alcuni casi. E, diciamo far soffire un pochino il disco intervertebrale ulteriormente e dar luogo a dei conflitti cosiddetti disco reticolari con conseguente dolore. Questa è una condizione però che va valutata di ogni singolo caso. Perciò diciamo che una persona che magari eh, abbiamo detto che inizialmente non ha, eh, non, per una persona normale, chiaramente normo, normopatologica, eh, normopatica, si dice il allora. termine. Certo.